ride tutte le volte. Non ha capito che faccio video su YouTube e non faccio foto, però vabbè. Cioè, bellissimo. Cioè, è spettacolare. Poi c'è un pomeriggio. Ma guarda, davvero, io cioè rimarrei su. Ah. Sono con la sorella di Jimmy e siamo disperse. Siamo perse nel nulla, nel paradiso. Bianco più totale, non c'è nessuno, sono le 5, siamo l'ultima a fare la pista. E ce la godremo. Oh. Andremo molto lentamente. Arriviamo alle 8, salve. Sì. Oh, che bello. Ma che palle, un rec, basta. Io mi sono rotto i coglioni di questi video. Vogliamo le foto! Vi faccio vedere velocemente cosa abbiamo comprato per questi giorni in montagna. Allora, verdura, ho parlato dei finocchi che avevo in frigo che stavano andando male. Poi abbiamo preso broccoli, cavolfiore e rucola. Per Jimmy, pan carré e dei muesli. Poi c'è il latte di Luna, albumi. Come fonte di carboidrati abbiamo preso il riso, pasta senza glutine e il couscous, immancabile pepe nero, uova, poi forse abbiamo un po' esagerato, fagioli e lenticchie, 4 pacchi di gallette, poi abbiamo del cotto in cubetti, 2 mozzarelle che mi stavano andando male in frigo, quindi devo portarle, salmone affumicato e petto di pollo, tonno al naturale, cacao amaro, olive verdi, passate di pomodoro, tè, tisane, camomilla, 12 perché uno l'abbiamo già mangiato, Sky R, e per finire una quantità incommensurabile di cioccolata. Questa è quella che io ho preso per me, cacao 100% organico e fair trade, i cui ingredienti sono soltanto massa di cacao, burro di cacao e baccelli di vaniglia, ed è senza glutine. Quindi questa sarà ciò che ci salverà sulle piste. Secondo me abbiamo un po' esagerato, però diciamo che tutto quello che avanza me lo riporta a Piacenza, e diciamo che forse la più grande paura di questa vacanza era rimanere senza cibo. Questo, anche perché questa è soltanto per i pranzi, visto che le cene probabilmente le faremo tutte fuori. Ah, e kiwi e carote. Oggi abbiamo sciato fino all'ultimo, infatti abbiamo fatto chiusura, è stato bellissimo perché l'ultima pista l'ho fatta proprio cantando da sola in mezzo al nulla, al bianco, è stato fantastico. E siamo tornati a casa, ci siamo cambiate, adesso siamo andati a cena perché Jimmy ha trovato, che ancora non l'avete salutato, Jimmy! Ciao! Jimmy ha trovato un ristorante che fa senza glutine, siamo andati a vederlo prima e il proprietario ci fa... Certo, ovvio, normale, con una sciallezza, una tranquillità che è inaspettata, sinceramente, date le mie esperienze pregresse. E niente, nel frattempo ci siamo già iniziati a preparare il pranzo per domani, perché come avevamo pensato, in baita è difficile trovare qualcosa senza glutine, mentre la sera, nei diversi paesini, borghetti, è più fattibile. Infatti il primo posto che abbiamo cercato subito abbiamo trovato, quindi niente. Il pranzo ce lo porteremo, sarà un po' noioso sciare con le scatoline e lo zainetto, però pur di mangiare.
Luna, i vetri non sanno di niente, sono in odore. Ma dove? No, vabbè, genio. Genio, tutto il pomeriggio lo sta facendo. Com'è stata la cena? Troppo buona. Forse troppo. Siamo in una specie di food coma. Ecco. E... allora, vieni a fare coccole. Devo chiedere pubblicamente scusa a Jimmy perché ho dubitato sul fatto che potesse mai trovare un ristorante senza glutine. E 5 stelle, però gli chiedono di Scusate. non è un buon argomento, scusate. E l'ha trovato. Luna intanto si fa le unghie su divano altrui. No! Luna! Dopo tre anni e mezzo non si fida ancora di me. Non è che non mi fido di te, non mi fido dei ristoranti, della presenza dei ristoranti senza glutine. Non si fida ancora di me. Sì, vabbè, ma stai di tuo, cioè. Sembra un alberello di Natale, Luna. Con la rage addosso. Dio, l'ho presa! L'ho presa! Sì, però lo smarcamento straordinario di Dzeko non era facile, si è buttato col corpo per cercare questa deviazione. You said the same thing I told ya, my eyes are clear, there's no secret, I wanna know, was it serious, I need it clear. Isn't easy to show with the weight of the world on my shoulders. Ma che palle il video, ma perché? Facciamolo insieme così ci si sbatte. Boom. Trying to hold my feeling, I don't know what's right. I'll find the best way, I think that I might. I know you made it in the nick of time. Tetto in legno. È freddo. Se l'è meritato. Yeah. Hold my feeling, I know what's right. I'll find the best way, I think that I might. I know you made it in the nick of time. Falling on you, I think we're made of something. Don't tell me I cheat. ciao video. Reggici da un'altra giornata in montagna. Ah, io pensavo fosse una ruota. Jimmy, faccio video su YouTube, quindi mettetela via, saranno probabilmente spesso video. Ogni volta penso che sia una foto. Ehi, festeggiato! Tanti auguri! È il tuo compleanno! Età celebrare 5 anni. E anche oggi abbiamo fatto chiusura! You said the same thing I told ya. My eyes are clear, there's no secret. I wanna know, was it serious? I need to clear my.
issue with the weight of the world on my shoulders. I know I told you it's the best light I know. It's not a game that I am playing. Alla punta. Sì, è praticamente un primo. Ora sono la prima la milena. Food blogger. Togli sta andrina. Sì, dai, yeah. Find a new keeper. I like the way it's mysterious. I think I found. Hey, ciao. Is it easy to show with the weight of the world on my shoulders? I know I told you it's the best light I know. It's not a game that I am playing. My feeling, I don't know what's right. I'll find the best way, I think that I might. I know you made it in the nick of time. I'm calling on you. I think we're made of something. Dopo due giorni sulle piste abbiamo finalmente, le mie gambe ringraziano, ho deciso di fermarci e prenderci una giornata di relax. Io sono distrutto, però non sono così contento, anche perché tra tutte era una delle giornate migliori, ma insomma. Ieri nevicava tantissimo, mentre oggi è relativamente meglio, però ragazzi. Relativamente. A me stanca tantissimo e quindi, comunque, oggi cosa facciamo? Allora, stamattina ce la siamo presi con molta calma, infatti siamo appena usciti da mezzogiorno. Stiamo andando a prendere dei sughi particolari per fare un pranzo in appartamentino e abbiamo invitato i genitori e il fratello di Jimmy con la sua ragazza e gli prepariamo il pranzetto. Quindi stamattina siamo un po' in giro per Predazzo, mentre questo pomeriggio andiamo a fare un giro a Canazei, penso. Sì. E basta. Oggi dov'è giornata Canazei? Montagna. Quella dov'è Canazei? A Canazei. Proprio un sud di Predazzo. Immaginavo. E è bellissimo. Ho ritrovato il selfie stick.
Dove si va? Dove si va? Prendi.